tutti, allora oggi un nuovo video e questo è il consueto appuntamento con i 10 prodotti low cost più utilizzati dell'ultimo periodo, sia che mi sono piaciuti sia che insomma non mi sono piaciuti, non mi hanno convinto, ve ne parlo insomma in questo video perché sono comunque tutti prodotti economici. Direi di iniziare subito anche perché sono 11 in realtà, questo mese ne ho provato uno in più. L'unico prodotto appunto per unghie che mi è piaciuto tantissimo, super economico, è questo qui. Ed è praticamente lo smalto della linea classica di Wycon nella tonalità 156, che è un bellissimo colore, anche quello che indosso sulle unghie delle mani, ma è soprattutto uno smalto che ho indossato sulle unghie dei piedi perché è un colore secondo me perfetto l'estate con l'abbronzatura, insomma mi piace veramente tanto. È uno smalto che costa, o che comunque ho pagato, non so se stava in offerta ma mi sembra di sì, 1,90€ solamente, che è una sciocchezza, e mi dura tantissimo sui piedi, veramente devo andarlo a rimuovere io perché poi ovviamente cresce l'unghia ed è brutto all'attaccatura, però se non fosse per questo veramente mi rimane intatto almeno una settimana ed è veramente un portento. Considerate poi che l'estate uno si fa più dolce al giorno, va anche al mare, insomma in piscina, e questo devo dire ha resistito a tutto. Anche sulle mani mi piace perché dura, sulle mie dura all'incirca 3 giorni, questo è appunto il terzo giorno, non è perfettissimo però insomma non mi lamento, quindi devo dire che mi è piaciuto tantissimo e l'ho utilizzato con somma gioia. Prodotti beauty, allora il primo che vi consiglio, anch'esso super economico, è uno shampoo della Yves Rocher, in particolare quello volumizzante, mi piace un casino, tutti questi shampoo mi piacciono, hanno un buon inci perché infatti sono senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti. Questo è appunto uno shampoo volumizzante ideale per capelli fini, 300 ml, si trova di solito in offerta con la promozione ne prendi 2 per 5 euro, altrimenti se non erro ha un prezzo pieno di 3,95 euro, che alla fine non è neanche tanto se si pensa appunto che ha anche un buon inci. Comunque mi piace tantissimo perché volumizza davvero tanto i capelli, io posso lasciarli anche senza spuma e ho i capelli davvero molto molto voluminosi, e soprattutto d'estate è un effetto che a me piace tantissimo perché ovviamente non sopporto né fono né piastra, quindi se riesco ad ottenere con uno shampoo e con un balsamo l'effetto che otterrei appunto di utilizzando solamente il diffusore del phon, ecco, sono più che contenta, e questo appunto shampoo fa sì che io ottenga questo risultato davvero sbalorditivo, quindi io assolutamente ve lo straconsiglio e l'ho utilizzato tantissimo, tant'è che in meno di un mese sta qua. L'altro prodotto che sto utilizzando è questa qui, che è la nuova acqua micellare di Garnier bifasica. Allora, voi la vedete fino qui e penserete che io non l'abbia mai utilizzata, in realtà la stavo utilizzando e l'ho utilizzata praticamente solo per gli occhi perché ho pensato, visto che è bifasica, può benissimo sostituire i miei struccanti bifasici e risparmio un casino, visto che uno struccante bifasico di 100-125 ml lo pago 4 euro, con 4 euro mi ci compro un formato da 400 ml, ho detto cioè sto alla grande, insomma non dovrò più comprare un bifasico al mese, e poi anche perché qui ovviamente è consigliato per viso, occhi e labbra. In realtà non è vero, cioè, o perlomeno per i miei occhi non va bene perché brucia un casino, li fa diventare rosso fuoco, cioè veramente inutilizzabile. Io utilizzo le gemelline, sia quella col tappo rosa che col tappo verde, sia sul viso sia sugli occhi, però magari il mascara, l'eyeliner waterproof non me lo rimuovono, quindi avevo pensato di utilizzare lei. Lei li rimuove, il problema è che appunto a me personalmente brucia da morire gli occhi, quindi la sto utilizzando per il viso, però ecco, preferisco le altre due. Questa non è proprio oleosissima, però sicuramente quelle altre due sono molto più leggere, quindi per l'estate le sopporto meglio. Continuerò ad utilizzarla e a smaltirla anche per il viso, ma sicuramente non è un prodotto che andrò a ricomprare una volta terminato perché mi brucia gli occhi e è una cosa che odio, non so se lo fa anche a voi ma a me sì. Ok, passiamo al make up. Allora, per primo vi consiglio questo, che è un prodotto della NYX che io sto amando tantissimo, è il Matte Finish Fixer, ossia è un prodotto spray fissatore del trucco del make up che garantisce una lunga tenuta del make up. Io lo adoro innanzitutto perché ha un vaporizzatore che
che non dà assolutamente fastidio quando ve lo spruzzate, cosa che solitamente con gli altri magari devo chiudere gli occhi perché è troppo forte il getto. Ecco, questo è veramente perfetto. In più si asciuga, in me che non si dica, rinfresca, non scioglie nessun tipo di trucco e in più garantisce effettivamente una lunga tenuta. Come ho fatto a scoprirlo? Praticamente l'ho ottenuto solo su metà viso, quindi lo sono andata a vaporizzare solo su metà viso e l'altra metà l'ho lasciata senza fissatore, e ho notato che innanzitutto mantiene fermi i prodotti. Quindi se voi avete un prodotto che magari vedete che ad esempio il correttore si muove un po' durante la giornata, ecco, questo fa sì che rimane lì fermo. E in più appunto ho notato proprio che soprattutto la base viso resiste molto di più alle alte temperature e mantiene di più il viso opaco, essendo comunque questo un fissatore con effetto opaco, quindi veramente mi è piaciuto tanto. Per le labbra ho utilizzato sempre due prodotti di NYX. Una è la NYX Lingerie, che si chiama Bedtime Flirt, ed è la numero 8, che ha un colorino nude davvero bellissimo, nude rosato, che mi piace davvero tantissimo per l'uso quotidiano. È davvero bello, questo stava benissimo appunto per tutti i giorni. E l'altro che ho utilizzato invece è una soft matte lip cream che ho rispolverato nella tonalità 7 Addis Abeba, ed è bellissima, è un fucsia stupendo, mi sta quasi terminando e infatti dovrò sicuramente correre ai ripari a ricomprarlo perché è bellissimo, eccolo qua. E tra le due come tenuta sicuramente questa dura di più, la soft matte. Comunque come aspetto invece positivo, questa che non secca come questa qui, perché questa tende molto di più a seccare, quindi per le labbra secche sicuramente le lingerie per me sono meglio, mentre appunto per chi non ha problemi di secchezza e labbra prendete questa perché ha un effetto, una tenuta veramente spaziale. Per gli occhi ho utilizzato tantissimo un ombretto di Nabla, questo è ed è un cream shadow che è appunto un marrone scuro. Questo mi è piaciuto tantissimo, io l'ho utilizzato sia da solo sia come base per fare degli smokey eyes sul bronzo marrone, che sono dei colori rame bellissimi per l'estate, e sia appunto per ricreare proprio delle righe d'eyeliner. Lo andavo a prelevare con un pennellino d'eyeliner e mi è piaciuto tantissimo, ha una tenuta stratosferica, mi piace poi perché rimane bello intenso tutto il giorno con il caldo. Se sudate, qualsiasi cosa voi fate, se ve lo mettete la mattina e tornate alle 10 di sera, alle 11 lo ritrovate là, ed davvero perfetto. Costa intorno alle 10 euro, ma secondo me li vale veramente tutti, anche perché poi ne serve davvero poco, e la cosa che mi piace è che potete ottenere sia un effetto comunque molto calcato, ma sia anche un effetto naturale. E questo una volta che si asciuga, io non so come farvelo vedere, ma cioè veramente non lo rimuovete proprio con niente, cioè io sto calcando, tra un po' mi porto via la mano e questo rimane fermo lì. Sempre per gli occhi un prodotto che ho amato, amo e cioè veramente ve lo consiglio sempre è The Essence, ed è il liquid eyeliner waterproof. Io questo lo adoro sia perché ha uno scovolino in feltro che mi consente di delineare, insomma di ricreare delle linee belle fine, e sia perché rimane un bel nero intenso, insomma rimane lì tutto il giorno, è davvero perfetto questo eyeliner. Ve l'ho consigliato nel video dei top di questi primi 6 mesi, proprio i prodotti super top. E niente, ve lo lascio qui il video se vi interessa, e vi consiglio l'eyeliner di Essence, veramente è perfetto, non serve spendere tanto quando si può reperire un prodotto del genere a dei prezzi davvero economici. Essence la trovate sia nelle OVS sia nelle coin, sia da scarpa e scarpa, insomma si trova molto spesso in questi posti. E sempre per gli occhi ho rispolverato della ELF questo, che è praticamente un kit, eyebrow kit, per le sopracciglia. Presento uno specchietto e qui ci sono due prodotti e un pennellino massacrato. Questo è in polvere e questo è in crema. Io utilizzo sia questi prodotti singolarmente che in combo. Utilizzo soprattutto la crema, come potete vedere che è bella scavata, che mi piace tantissimo per dare un effetto, diciamo, fissante alle sopracciglia, perché proprio le unisce e le rende perfette tutto il giorno.
Per l'inverno posso anche non fissarlo, mentre d'estate assolutamente la fisso con la polvere, perché non voglio che appunto si scioglie, visto che comunque sudando molto sulla fronte, ecco le goccioline, lo so che non è una bella scena, si fermano proprio sulle sopracciglia, quindi non vorrei ritrovare il gel sciolto. Non mi è successo, vi dico, a volte l'ho dimenticata la polvere, però per sicurezza e per stare tranquilli, ecco, non voglio neanche sperimentarlo più di tanto, però vi dico che d'inverno il gel mi dura anche da solo, prodotto davvero comodo, comodissimo, che mi piace davvero tanto perché costa poco. Infatti questo l'avevo pagato tipo 2 euro e qualcosa, a prezzo pieno starà intorno ai 4,50 euro sul sito monomarca di Elf, però ecco, è sicuramente molto valido, pratico per i viaggi. E appunto poi la parte in polvere la potete utilizzare sia come un ombretto classico e sia proprio per fissare o per appunto insomma colorare ulteriormente le sopracciglia, ecco, se utilizzate, se vi piacciono le polveri. Ultimi prodotti sono per il viso e sempre di Elf sto utilizzando e sto portando a termine, come potete vedere, il Tinted Moisturizer, non so come si dica, SPF 20, che è un prodotto che io utilizzo sia per il contorno occhi sia per tutto il viso, soprattutto l'estate. Mi piace veramente tantissimo perché su di me, ecco, ha una buona tenuta, non è assolutamente pesante sul viso e mi resiste. E poi appunto lo voglio terminare perché è davvero vecchio, quindi appunto lo sto utilizzando per entrambi gli scopi. Nulla da dire, non è un prodotto che ricomprerò, però insomma per quest'uso quotidiano non mi è dispiaciuto in questo periodo. Poi l'ultimo prodotto è della Neve Cosmetics, che questo invece è un prodotto che assolutamente mi piace ed è appunto uno di questi blush che sono usciti per ognuno un giorno della settimana. In particolare quello che ho utilizzato e che ho amato di più è questo colore Super Power, il Sunday Rose, ed è bellissimo, è un colore davvero molto molto bello, molto pigmentato, bellissimo con l'abbronzatura. Questo è davvero fantastico, veramente l'ho utilizzato tantissimo, ha anche una buona tenuta con il caldo, si sfuma bene, nulla da dire, insomma l'ho utilizzato con molto molto piacere in questo periodo, quindi assolutamente mi sento di consigliarvelo. Non è il blush che più mi dura sul viso, ma non è neanche appunto scrauso, soprattutto poi per la pigmentazione che si mantiene a lungo sul viso. Detto questo, questi sono stati i miei 10 prodotti low cost più utilizzati del periodo. Fatemi sapere quali sono i vostri, se avete dei prodotti in comune con me e se avete da consigliarmi altri prodotti low cost, insomma molto molto validi. Ciao!